Salve a tutti, il nostro approfondimento di oggi è la realizzazione di un sogno, il sogno di Vito Colomba, un giovanissimo custonacese che aveva una grande passione, era quella del cinema e in particolar modo del western. Una passione che ha coltivato per tantissimo tempo e che lo ha portato nel 1984 al primo ciak di un film che lui ha autoprodotto. Lo ha fatto in maniera veramente alla casalinga, perché aveva una piccola telecamera non professionale, uno staff di amici che lo ha collaborato, degli attori che erano tutti suoi amici di Custonaci, e hanno portato in scena Quattro carogne a Malopazzo. Un film che sicuramente avrete visto nei pezzetti che allora venivano riproposti dalle varie TV nazionali, perché questa cosa ha incuriosito. Ma come nasce Quattro carogne a Malopasso, Vito Colomba? Quattro carogne a Malopasso intanto nasce dall'idea questa, non l'idea, diciamo la scintilla, che grazie a una sala di proiezione che c'era una volta a Custonaci, ci andavo spesso a vedere qualche film, e comincio, dopo passare degli anni, allora erano diciamo anni 70, comincio a passare degli anni. E mi è venuta un'aspirazione da un posto di Custonaci, una strada che passavano i carri e scivolavano i muli. Era un malopasso. L'hanno battezzato un malopasso perché succedeva qualche incidente. E da lì inizio Quattro carogne a Malopasso, questa storia di mia fantasia. Oggi e domani, andavo a lavorare, pure che lavoravo sempre nelle cave, ho fatto sempre il cavatore di marmo. E ogni tanto mi veniva un'idea, avevo sempre una pinnetta piccola così, un cartoncino, mi appuntavo le battute perché poi le dimenticavo. Nel giro di pochi mesi, diciamo qualche 5-6 mesi, ho finito di scrivere questa sceneggiatura e ho cominciato a trovare location, le persone, eccetera, eccetera. Quindi, Bene, poche sere fa, di notte, in una trasmissione su Rai 1, condotta da Gigi Marzullo, che si parlava proprio di cinema, c'era Vito Colomba fra gli ospiti. Perché? Perché Quattro carogne a Malopasso ha un sequel, che è quello che in questi giorni è proprio. Questa sera, a partire dalle 16 al Cinema Arlecchino, in anteprima nazionale verrà proiettato. È un titolo diverso, anche se il sequel di quella storia. È il Colomba Legend, un film che viene firmato a due mani, a quattro mani dalla regia, che oltre che essere quella di Vito Colomba, è anche quello di Rosario Neri. È un film che viene girato con tecnologie che, se facciamo riferimento a quel lontano 1984, sono certo. futuristiche, se vogliamo. Vito, che emozione hai avuto nel capire che il Parlando tuo di. film oggi è fra quelli che rappresenteranno l'Italia al Davide di Donatello del 2020? Nando, oggi, diciamo nel 2018, abbiamo grande Maurizio Macellone che ha creduto a questa storia, e grazie a Rosario Neri che mi è venuto a trovare nel 2009, e abbiamo parlato di alcuni eventi, di qualche film, eccetera, eccetera. Ma in questo film abbiamo usato i mezzi più moderni, i mezzi più all'avanguardia. La rete non era più in pellicola come una volta, quando io negli anni 70 stavo a Roma e vedevo macchinari con la pellicola. Oggi invece c'è una tecnologia più moderna, più bella, costosi, naturalmente. Siamo stati a Rai 3 a Palermo, che era in collegamento con Rai 1, con Gigi Marzullo, per parlare un pochettino di questo evento del 2018 di Colomba Legend. E cinque critici hanno parlato bene di noi, ci siamo emozionati, io e Rosario Neri ci siamo veramente emozionati.
Bene, allora, appuntamento, ve lo ripeto, a partire oggi dalle 16 per la prima proiezione nazionale al Cinema Arlecchino a Trapani, dove seguiranno altre proiezioni nel corso della giornata, ma anche nei prossimi giorni, per il Colomba Legend e soprattutto buona fortuna al nostro Vito Colomba.